Alcamo picchia la convivente e viola la sorveglianza speciale, arrestato un 34enne dai carabinieri. Mazara, oggi seduta aperta di consiglio comunale sui rifiuti, in aula faccia a faccia Alfano Cristaldi. Mazara, dragaggio del Porto Canale, il comune ha espresso parere favorevole il 22 aprile scorso. Mazara, DDL scuola, docenti e sindacati, ieri a confronto per ribadire il no alla riforma. Mazara, ieri pomeriggio al Teatro Rivoli, danza e musica con la ballerina Simona Azzori. Buongiorno a tutti e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo, che apriamo con la cronaca. Ad Alcamo e Castellammare del Golfo i carabinieri hanno seguito negli ultimi giorni un'attività specifica di controllo del territorio. Il bilancio è stato di una persona arrestata e di altre 5 denunciate a piede libero. Seguiamo assieme i particolari nel servizio. Un arresto e 5 persone denunciate. E questo è il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato lo scorso fine settimana dai carabinieri della compagnia di Alcamo. I controlli sono stati eseguiti tra Castellammare ed Alcamo. Con l'accusa di violazione della sorveglianza speciale e lesioni personali è stato arrestato in flagranza di reato il 34enne Gaspare Di Benedetto. L'uomo sarebbe stato sorpreso dai militari fuori dall'abitazione in orario non consentito ed avrebbe aggredito la propria convivente. La donna ha riportato ferite giudicate guaribili in 8 giorni. Nel corso del rito per direttissima che si è svolto ieri, il 34enne è stato sottoposto ai domiciliari da scontare in un'abitazione diversa da quella della convivente. Nel corso del servizio, 3 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza in quanto trovate con un tasso alcolemico superiore alla norma. Un romeno è stato invece denunciato perché sorpreso alla guida di un ciclomotore senza avere conseguito la relativa patente. Un'altra persona infine è stata denunciata per violazione dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro. Si tratta di un romeno sorpreso alla guida di un'auto che era sottoposta a fermo amministrativo. Un furto è stato perpetrato la scorsa notte negli uffici comunali di protezione civile che si trovano in contrada affacciata a Mazara del Vallo. I ladri hanno portato via 2 computer, un fax e una macchina fotografica. A dare notizie è stato stamattina il sindaco Nicola Cristaldi, che attraverso una nota ha manifestato il proprio disappunto per quanto accaduto. Il furto è stato denunciato alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini del caso per cercare di risalire all'identità del ladro o dei ladri. Chi ha agito è entrato nei locali forzando una finestra esterna. Ci spostiamo adesso a Partanna e Castelvetrano, dove anche lì i carabinieri negli ultimi giorni hanno seguito dei controlli. Vediamo qual è stato il bilancio in questo caso nel prossimo servizio. Un servizio di controllo del territorio è stato eseguito lo scorso weekend dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano. Il bilancio è di 3 persone denunciate. A Partanna in particolare un 75enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il 75enne, fermato durante il controllo a bordo di una Fiat Panda, ha rifiutato di sottoporsi al controllo con l'etilometro per verificare il tasso alcolemico. Il rifiuto dell'uomo ha fatto scattare automaticamente la denuncia alla procura di Sciacca. Nei confronti del 75enne è scattato anche il ritiro della patente di guida e il sequestro dell'autovettura. A Castelvetrano invece è stata denunciata una coppia di 18enni. I 2 ragazzi sono stati sorpresi dai carabinieri in via Piersanti Mattarella a bordo di una Fiat Uno risultata rubata. Per entrambi è scattata la denuncia alla procura di Marsala per ricettazione. L'auto sarà restituita al legittimo proprietario residente ad Alcamo. Proseguiamo con la cronaca. I carabinieri della stazione di Loco Grande hanno arrestato lo scorso weekend una persona con l'accusa di furto di energia elettrica. Si tratta del 67enne marsalese Giuseppe Impiccichè, titolare del locale disco Hypnos di rilievo. L'arresto è scattato durante un controllo nel corso del quale i militari dell'arma, coadiuvati da tecnici dell'Enel, hanno accertato che l'energia elettrica era allacciata abusivamente a un palo dell'illuminazione pubblica. Il 67enne è stato quindi arrestato e il locale è sottoposto a sequestro. In Piccichè nel corso della successiva udienza di convalida è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Nuovi controlli della Polizia Municipale a Trapani, passati al setaccio vari esercizi pubblici del centro storico, il bilancio di svariate contravvenzioni elevate per il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale 122 del 2013 che prevede il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione di cartellonistica all'esterno dei locali per la promozione di prodotti tipici, dei menù, dei prezzi e quant'altro. Una vera e propria giungla di messaggi fanno sapere dal Comune che invece di fare chiarezza spesso confondono la stessa utenza e che mal si conciliano con il decoro urbano. Cambiamo adesso argomento, ci occupiamo del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo che questo pomeriggio tornerà a riunirsi in seduta aperta per occuparsi dei rifiuti, della questione rifiuti e quindi della Belice Ambiente, il servizio. Seduta aperta di Consiglio Comunale questo pomeriggio a Mazara del Vallo. L'Aula tornerà a riunirsi per affrontare il delicato tema dei rifiuti, la cui raccolta nella città del Satiro, ma anche negli altri 10 comuni dell'ambito territoriale ottimale Trapani 2, gestito dalla Belice Ambiente, va a rilento da ormai 3 mesi, da quando cioè lo scorso febbraio ha chiuso i battenti la discarica di Contrada Campana Misidi a Campobello di Mazara. Una vera e propria emergenza con la quale convivono gli incolpevoli cittadini e che potrebbe presto rientrare definitivamente se l'impianto campobellese dovesse, come sembra, riaprire battenti a breve. Di tutto questo, ma anche di molto altro, si parlerà a partire dalle 17 nell'aula 31 marzo 1946, dove si ritroveranno faccia a faccia il sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, il commissario straordinario della Belice Ambiente, Sonia Alfano, da mesi protagonisti di uno scontro al vetriolo a suon di dichiarazioni pubbliche sul tema dei rifiuti e della situazione economica della società d'ambito. A chiedere una riunione ad hoc del massimo consesso civico cittadino sono stati alcune settimane addietro numerosi consiglieri comunali. Un'occasione, insomma, per cercare di fare ulteriormente chiarezza attorno alla Belice Ambiente, all'emergenza rifiuti scoppiata a seguito della chiusura della discarica di Campobello e tutto quello che è accaduto e sta continuando ad accadere nell'ambito territoriale ottimale Trapani 2. Alla seduta sono stati invitati a partecipare anche tutti i deputati regionali eletti in provincia di Trapani, nonché l'assessore regionale per l'energia Vagna Contraffatto. Non è la prima volta che l'attuale Consiglio Comunale tiene una seduta aperta sulla Belice Ambiente. Già lo scorso 1 ottobre l'Aula dedicò una riunione consigliare alla società e al tema dei rifiuti. Il Presidente Francesco Zichitella ha convocato una nuova seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Petrosino che tornerà a riunirsi giovedì prossimo. All'ordine del giorno della seduta sono stati scritti 11 punti, tra questi l'approvazione di un piano di lottizzazione, il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e l'adesione all'Associazione Comuni Virtuosi. La seduta avrà inizio alle 21. E ci occupiamo anche oggi del dragaggio del porto canale di Mazara del Vallo. Come saprete, ieri c'è stata la manifestazione di protesta da parte del comitato pro pulizia del porto canale. La novità è che giovedì è stato fissato un incontro a Palermo dal quale dovrebbero emergere le novità rispetto all'intricata vicenda sulla quale oggi cerchiamo di mettere un po' di chiarezza all'interno di questo servizio. Sentiamo. Dovrebbero arrivare dopodomani chiarimenti, si spera definitivi, attorno alla vicenda dell'escavazione del porto canale di Mazara del Vallo. Giovedì pomeriggio, infatti, l'amministrazione comunale e una delegazione del Comitato Pro Pulizia del Porto si recheranno a Palermo, dove incontreranno Calogero Foti, ovvero il nuovo commissario straordinario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico della Sicilia, il nuovo responsabile quindi della procedura relativa al dragaggio del fiume Mazara. L'appuntamento è stato fissato a seguito del corteo di protesta tenutosi ieri su iniziativa del neonato comitato costituito da operatori marittimi e pescatori mazzaresi. Nel corso dell'incontro con il commissario, ha fatto sapere il vice sindaco Silvano Bonanno, chiederemo la convocazione della conferenza di servizi necessaria all'attuazione dei lavori di dragaggio. Dunque non resta che aspettare un paio di giorni per avere più chiaro il quadro della situazione rispetto a un intervento atteso da anni e il cui imminente avvio è stato più volte annunciato dall'amministrazione comunale di Mazara.
Come si ricorderà, per il dragaggio sono stati stanziati 2 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente. L'iter sembrerebbe essersi bloccato, ma qual è lo stato dell'arte della procedura? Si può affermare con certezza che la prima e unica conferenza di servizi sul dragaggio si è svolta lo scorso 15 aprile. A convocarla è stato il commissario straordinario, sono stati invitati a partecipare tutti gli enti, ben 13 chiamati a dare un parere. Ebbene, in quella conferenza di servizi è stato illustrato il progetto definitivo da parte dell'ingegnere Leonardo Tallo del Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria. Dopodiché Giorgio Tranchida dell'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero del CNR ha reso noti i risultati delle analisi dei fanghi condotta all'interno del fiume Mazaro. Risultati però non divulgati pubblicamente. Infine sono stati resi noti i pareri espressi dai vari enti. Ebbene, su 13 ne sono arrivati appena 2, entrambi favorevoli da parte dell'ASPE di Trapani e della Capitaneria di Porto di Mazara. Per il resto tutti gli altri enti si sono riservati di far pervenire il proprio parere per motivazioni varie. Tra questi anche il Comune di Mazara del Vallo, che dunque in occasione della conferenza di servizi del 15 aprile non aveva ancora espresso alcun parere, in quanto, come riferito dal funzionario comunale Alberto Ditta, si era ritenuto opportuno effettuare degli approfondimenti conoscitivi. Il parere di Palazzo dei Carmelitani è stato così espresso favorevolmente, inviato al commissario delegato soltanto il successivo 22 aprile, quindi appena poco più di un mese addietro. Andiamo avanti con le altre notizie. Verrà inaugurata domani a Trefontana la struttura intitolata Giuseppe Villani. Si tratta di un bene confiscato alla mafia e assegnato dal comune di Campobello di Mazara al centro di solidarietà Faro di Messina. L'immobile sarà una casa vacanze destinata ai ragazzi in cura presso la struttura per patologie legate all'alcol e alle tossicodipendenze. L'inaugurazione è fissata alle 9.30. Adesso ci occupiamo della riforma della scuola, contro cui si sono schierati tantissimi docenti e i sindacati. Ieri c'è stato a tal proposito un incontro a Mazara del Vallo per discutere delle nuove forme di protesta da attuare. Ne abbiamo parlato con Ornella Ingoia della segreteria regionale della FLC della CGL. Sentiamo. La mobilitazione continua in che modo? La mobilitazione continua perché, nonostante alcuni lievi, levissimi cambiamenti che non sono né sufficienti e comunque neanche appena apprezzabili, la mobilitazione continuerà intanto con lo sciopero degli scrutini, secondo le norme di legge che attueremo quindi a partire dal 10 giugno in poi, e poi con tutta una serie di iniziative che servirà a rendere visibile la nostra protesta, non solo come docenti, operatori della scuola, quindi anche a ma soprattutto con le famiglie e gli studenti. Nello stesso momento ci sono assemblee indette anche dalla rete degli studenti medi per protestare e dire la loro anche dal punto di vista degli studenti, che è una cosa molto importante. Quindi diciamo che abbiamo delle idee in merito, dai sit-in o sotto le prefetture o sotto i luoghi simbolo della conoscenza, ai flash mob, a fiaccolate, anche diciamo così all'occupazione fra virgolette degli spazi della scuola, che sono della comunità, per riempirli di discussione, di condivisione, di confronto, per chiedere il ritiro comunque di questo DDL, sperando che al Senato non sia approvato, e faremo in modo che la nostra pressione arrivi fin lì. Una nota di viabilità: è stata riaperta al transito veicolare la strada statale 188 che collega Salemi con Marsala. Lo rende noto il comune salemitano. L'ANAS ha concluso infatti i lavori di pulizia del costone franato nei mesi scorsi a causa delle piogge invernali. Ieri sera a Mazara, al Teatro Rivoli, si è esibita la ballerina Simona Azzori. L'iniziativa rientra nell'ambito del programma 110 e Ispirazione, promosso da Banca Mediolanum con l'obiettivo di favorire il contatto diretto con personalità che incarnino modelli d'eccellenza in diversi settori professionali. Al termine dello spettacolo è stato possibile acquistare il libro dell'artista dal titolo Cosa ti manca per essere felice, il nuovo volume Dopo di te. Il 10% del ricavato di questa iniziativa verrà donato alla Fondazione Mediolanum Onlus, ma sentiamo l'intervista realizzata proprio a Simona Azzori.
Beh, questa sera danziamo il nuovo spettacolo, una stanza viola qui a Mazara del Vallo, dove io e i miei ragazzi esprimiamo davvero probabilmente una delle grandi bellezze della danza, che è quella di esternare le emozioni che passano attraverso il nostro corpo, il movimento del nostro corpo, ma che poi si realizzano concretamente su un palcoscenico, e questa sera davvero daremo vita alle nostre emozioni più grandi, sperando che il pubblico possa in qualche modo sentire di danzare con noi e quindi di interpretare e vivere le nostre emozioni. Cosa ti manca per essere felice? A me non manca assolutamente niente per essere felice, e credo a nessuno di noi, perché quello che abbiamo e quello che ci serve è davvero dentro di noi. Dobbiamo solo ricordarcelo e capirlo. Non sempre lo si comprende in un istante, c'è un percorso, forse la vita serve proprio a quello. Il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, sabato scorso durante la veglia di Pentecoste ha annunciato l'avvio della visita pastorale. Poggio Reale, ottobre sarà Poggio Reale. La visita, la prima di Monsignor Mogavero, toccherà ovviamente tutti i paesi dell'ambito diocesano, dove il vescovo incontrerà fedeli, forze sociali, rappresentanti delle istituzioni, gli ammalati, e vivrà la comunità di ogni comune per alcuni giorni. Adesso ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria prima della pagina sportiva. Il 2 giugno, festa della Repubblica, allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo si terrà un torneo di calcio denominato Insieme per l'Integrazione. A organizzarlo è la presidenza del Consiglio Comunale. Si tratta di un quadrangolare tra rappresentativi del Comune, forze dell'ordine, avvocati e una rappresentativa di extracomunitari. Il torneo prenderà il via alle 9. Per una nota di atletica, si è svolta domenica scorsa a Jesolo la Moonlight Half, mezza maratona di 21 km. Alla gara hanno partecipato 6.000 atleti provenienti da varie nazioni. A rappresentare Mazara del Vallo c'erano 4 atleti del gruppo sportivo Atletica Mazara. Si tratta di Salvatore Abate, Francesco Sciacchitano, Emilio Sardo e Nicola Bonomo. Infine, per il volley, l'atleta Morgana Giubilato della Pallavolo Vigor Mazara è stata convocata nella rappresentativa regionale che prenderà parte alla 19ª edizione dei Giochi delle Isole, in programma dal 27 al 31 maggio in Portogallo. Si tratta di un importante riconoscimento per l'atleta mazzarese, per la società, ma anche per tutto l'ambiente pallavolistico a livello provinciale. Questa era anche l'ultima notizia di oggi del TG Vallo. Grazie come sempre per averci seguito. Arrivederci.